Senza speriamo che in futuro si possa correggere e tornare a fare la buona politica, e ce ne sono tantissimi che lo fanno con passione e buona volontà. Mi dica un politico che a lei piace, qui di Roma Capitale, dell'Assemblea Capitale. Ce ne sono tantissimi, non mi viene in mente qualcuno in particolare, ma io conosco tantissime persone che comunque lo fanno con tanta passione e con tanta buona volontà. Ma un nome, ci sarà uno che si salva? Un nome? Uno. Tantissimi, adesso fare i nomi mi sembra pure un po' mancare di rispetto, mancare di rispetto verso gli altri. Io dico che sono tanti quelli che lo fanno con tanta passione, ripeto, e tanta veramente buona volontà per poter essere utili a un'istituzione. Lei che pensa di Marino? Marino secondo me dovrebbe, come dire, impegnarsi di più, perché Roma non è Roma solo centro, ma Roma rappresenta una grande metropoli con tantissime, diciamo così, periferie che sono. Io sono verso, diciamo, Roma Sud, quindi Torbella Monaca, via Catilina. Un ambiente un po' difficile. Perché praticamente la cricca di Carminati, questi mafiosi politici, consideravano Marino un po' un ostacolo ai loro interessi. Beh, se Marino si è impegnato a ostacolare, diciamo così, queste persone, io credo che abbia fatto solo bene. Lei è un elettore di centrodestra? Centrosinistra. Grazie. Beh.